Buongiorno amici, buongiorno amiche. Eccoci qua con Carling Kit 5. È un dongle che io avevo provato appena uscito e sinceramente mi aveva abbastanza deluso e l'ho criticato. Adesso vi dico a distanza di mesi come va. Me ne è capitato un altro sotto mano, vediamo un po' come sta andando. Qui intanto già vedete questa luce che si sta muovendo tra virgolette. Ai lati c'è la dissipazione del calore e vedete, da questo lato c'è una USB normale, da questo lato c'è una USB C. A cosa serve avere una seconda USB? Perché qui potete comunque caricare i vostri, non so, la vostra radio, il vostro smartphone da questa presa USB, ed è una cosa utile perché altri box qui sono chiusi e quindi voi occupate una presa USB, mentre qui avendocene una è come se non l'aveste occupata. Questo mi pare chiaro. Non ha tasti di sorta, non ha niente. È di buona fattura e anche il cavo è di buona fattura. Io l'ho spostato, l'ho un po' maltrattato e non è mai caduta la linea. Attenti invece che con altri box, quando spostate i cavi, cade immancabilmente la linea perché sono dei cavi chip e non è questo il caso. Oggi in macchina ho anche altri due dongle. Questo qua è della Otocast. Questo qua non ha proprio un nome e devo tra un pochino fare il video e ne parleremo. Lui funziona solo con Android Auto, lui funziona con Android Auto e CarPlay, lui funziona con Android Auto e CarPlay. Cioè, che cosa fa? La vostra automobile deve avere la predisposizione già di fabbrica ad Android Auto via wireless e CarPlay via wireless. Con questo dongle sia CarPlay che Android Auto diventeranno wireless, chiaramente collegandoli rispettivamente ad un Android o ad un iPhone. Allora, quando lui lo collegate, vi dice che è stato collegato una periferica Android Auto. A quel punto voi lo accoppiate via Bluetooth e magicamente sul vostro display della radio apparirà Android Auto come se foste collegato via cavo, invece siete collegati via wireless. Perché lo avevo criticato e adesso invece l'ho rivalutato? Perché quando è uscito aveva un po' di bug, era lento e a volte mi cadeva la linea. Adesso i firmware sono usciti, il dispositivo si è evoluto e questi problemi non li ho più riscontrati. Quindi salite in macchina, si collega Android Auto wireless, scendete dalla macchina e poi risalite, si ricollega Android Auto wireless velocemente e senza cadere. Poi lui ha un'interfaccia per l'aggiornamento del firmware molto carina e molto completa. Ad esempio, lui hanno un'interfaccia basica dove potete solo fare l'aggiornamento del firmware e poco altro. Con lui invece potete fare mille cose, perché come io dico sempre, le automobili sono di tanti tipi, le autoradio sono di tanti tipi, gli smartphone sono di tanti tipi e non sempre, se questo Carling Kit funziona bene a me, deve funzionare bene anche a voi, perché avrete una radio diversa, uno smartphone diverso. Però lui, avendo questa interfaccia di settaggio molto completa, vi permetterà magari di trovare i giusti parametri e farlo funzionare. Con lui invece, se vi funziona bene, se non vi funziona, o lo vendete o fate reso perché non avete soluzioni. Invece con lui, se non vi funziona, potete un attimo iniziare nei settaggi e trovare la quadra. E questo è una cosa interessante. Ancora lui ha un prezzo altino, siamo sui 60 euro. Non è poco. È vero che se lo comprate su AliExpress risparmiate parecchi soldi. Se lo prendete su Amazon lo pagate un po' più caro, ma a quel punto potete fare reso se non vi funziona. Ultima cosa che voglio dire: questi box, quando sono nati, io li ho provati quasi tutti. Come funzionavano? Che voi, una volta collegato, qua vi diceva: è stato collegato un dispositivo CarPlay,
voi accettavate e poi in realtà non vi funzionava un CarPlay, ma il vostro Android Auto wireless funzionava, però appunto utilizzava il modulo CarPlay. Questi qua nuovi, come questo CarLink Kit, come molti altri, adesso invece vengono qui vi dice subito che è stato collegato un dispositivo Android. E così facendo, ad esempio, io qua non perdo le copertine Spotify, mentre con altri dongle che usavano l'interfaccia CarPlay, io qua perdevo le copertine Spotify, perdevo i comandi al volante. Quindi, fatta questa premessa, vi dico: sì, CarLink Kit 5 ora è migliorato, ora è da comprare. Quando lo trovate in offerta, sicuramente è un buon prodotto. Detto questo, ci possiamo salutare e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!